Signori, oggi una challenge impossibile, si può dire impossibile. Non posso e soprattutto non devo pronunciare la lettera B, altrimenti il video ricomincerà. Ovviamente adesso ho pronunciato la B e l'ho ripronunciata ancora, però non lo dovrò rifare. Non dovrò più pronunciare la B, però lo ri... Vabbè, signori, iniziamo, speriamo di non ricominciare troppe volte. Lasciate mi piace e iscrivetevi. Siamo nella creazione del mondo e il mondo ovviamente l'ho chiamato no, con la lettera lì, no party, sperando ovviamente di non dover ricominciare troppe volte il mondo, la cassa bonus. Dobbiamo già ricominciare! Beh, in realtà mi sono tolto le cuffie solo per rifare la intro, però la intro non dovrei rifarla, dato che non abbiamo ancora fatto niente, quindi ci ritroviamo nella creazione del mondo, che inizio scoppiettante. Signori, siamo tornati. Dopo 5 secondi, e il mondo si chiama No, No Party 2. È già la vendetta, siamo già alla seconda fase. Ci prendiamo la cassa Onus, e direi di iniziare. Creiamo il mondo. Quante volte mi confonderò dicendo quella lettera? Tantissime. Però in realtà quella lettera non è che ci sia in più di tante parole. Quindi è una ottima cosa. Pensavate di fregarmi. Apriamoci la cassa e ci prendiamo le assi di legno di quercia. E non c'è neanche una di quelle lettere. Ci prendiamo tutto. In realtà non so perché sto prendendo tutto. Sto prendendo tutto. Ok, ora l'unica è esplorare qualcosina. Non saprei più di tanto cosa esplorare. Perché in realtà ora voi mi vedrete parlare tipo molto lente, molto... ora come faccio a dirvi quella parola senza farvela capire? È un essere umano, però... con parti meccaniche. Dai, avete capito, in caso vi metto un'immagine. Quindi parlerò in modo molto otico. È l'unico modo per non continuare a ricominciare il mondo e ripetere quella lettera infame. Finirà in tragedia? Molto probabilmente sì. Nel dubbio, con due B, neanche una. Tu dici, va bene, hai detta una, ci sta. Due ne ho dette. Dobbiamo già ricominciare il mondo? Ci vediamo nella intro. Ma perché io ho fatto questa cosa? Potevo tornare a giocare a Barbie e il magico mondo dei pony, che mi avete detto che vi piace anche. Ah! Signori, benvenuti. Allora dillo, sei un deficiente. Sono un deficiente. Cioè, benvenuti, proprio la prima parola ho sbagliato. Signori. Salve. Ok? Salve, può andar bene? Siamo già nel quinto tentativo, quarto, quinto, non lo so. Però iniziamo, la challenge la sapete, sapete quello che dovete fare. Credo. E quindi ci vediamo nel mondo, sperando di fare qualcosa di interessante. Ah, e ovviamente il mondo si chiama No, No Party 4 o 5. Facciamo 4 quinti? Facciamo 4 quinti. Ok, dove siamo spawnati? Siamo spawnati. Bella, bello questo... come lo chiamo ora? Ioma. E ci siamo capiti. Però stavo pensando, dov'è la nostra cesta? Punto di domanda. Ok, quindi come prima stessa scena, sembra un déjà vu, ma in realtà è la vita vera. Ci prendiamo ste cose. Ciao coniglietto, sotto attacco dall'alto, sotto attacco dall'alto. Guarda come schiva, guarda come schiva. Sotto! E c'è? Oh, lo prendo, Prima della fine del video lo prendo. Vai, vai, sì, salta tranquillo. 360, 360, no scoop, coniglietto. What up? Per ora ti sei salvato, coniglietto, ma tornerò, tornerò più forte di prima. Allora, c'è un polletto. Salve salvozzi, signor Pollettozzi, come la va? Fatto anche rima. Il suo amico coniglietto si è salvato, ma tu no! Ok. Non so perché mi è partita sta cattiveria. No, non ti ho ucciso io, il padre. Tranquillo che la famiglia è ancora viva. Dicevo, interessante questo Ioma. Pensavate di fregarmi per la seconda volta. E invece, bitches. No! 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 Dai! Perché devo dire queste cose? Ho sbagliato. Era un bel bioma! Ricominciamo. Che palle. Babbuino, babele, babellicamente, babilonese, babordo, baby, baby bullo, baby doll, baby sitter, baby boom, baby boomer, hey boomer. Babacarte, babacar, babacar, il giocatore di calcio, babacar. Baccalà, baccano, baccare, baccare, babbe. Bau.
Sì, beh, è stato un momento di sfollo. Ora possiamo ricominciare. E siamo arrivati al numero 6. Sì, ci prendiamo la cassa Onus. Cammina con cautela, indossa gli stivali, camminatore del gelo. Non uccidere i delfini. Mostro. 360. Sono un fico. Ogni volta che ho ricominciato ho notato che c'è sempre la stessa cosa nelle ceste. Sempre, sempre, sempre. Può essere una cosa positiva? Allora, siamo spawnati sto giro nella jungle. Nella più profonda jungle. Jungle. And I wanna understand the say jungle. Oddio, che cos'è questo? No, lo voglio. Mi dia, mi dia. Ah, il... le fave di cacao. Oh, e questo? Sempre fave di cacao. Ok, se sbucciassi la corteccia. Ok, era un momento un po' particolare. Che tra l'altro in ogni video di questi ho visto che mi mettevo a cantare una canzoncina e voi nei commenti la indovinavate. Quindi altra canzoncina, fatemela pensare una, è sempre a tema cartoni. Allora, un cartone attuale ma non troppo. Uno che avete visto in tanti ma non troppi. Dragon, 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 dragon. Dragon, 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 dragon. Chi sei? Goku non lo sai. Però presto lo scoprirai. E poi... c'è un panda! Scrivetemi la canzone nei commenti. Fatto sta che c'è un panda! Due panda! Ma ciao! Ma ciao! Ma ciao, pandino! Ma ciao, pandino! Ok, la devo smettere. Tra l'altro, non so se è anche già uscito l'episodio, ma mi sa di no. Ho trovato un panda nella serie Skyblock, che vi invito ad andare a vedere, in caso vi lascio la scheda, ma mi dimenticherò molto probabilmente. Ha fatto il verso del panda! Ciao! Ciao! Allora cosa gli devo dare al panda per farlo diventare mio amico e giocarci per sempre? Il cacao, proviamo? Non credo, Anzi, sono abbastanza sicuro di no. Fave di cacao. Cosa mangiano i panda? Lo cerco su internet. Perché quando scrivo cosa mangiano i, mi esce cinesi. Piante, insetti, cacciano piccoli animali come i topi, in modo da assicurarsi un apporto nutrizionale sufficiente alla loro stazza. Mais, soia e frumento. Ah, quindi o i topi o il frumento. Dai, una dieta variegata. Però c'ho il pane. Però non ho... volevo il panda, volevo un panda e voglio un panda in casa. Ciao! Ah, giochiamo al gioco quello lì di fare così con le mani. Vai. Mi ha abbandonato. Pensavo di poterglielo dare. Vabbè. È stato favoloso. È stato favoloso. Rifallo, ti prego. Rifallo, 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 rifallo. Rifallo, 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 mio panda. Oh, non andatevene che fa... What? È stato bellissimo. Signore, è stato bellissimo. No, ho detto la B. Io non vi voglio abbandonare i miei pandini. Non vi voglio Non vi voglio. Signori, abbiamo abbandonato dei panda, Abbiamo abbandonato degli umili, semplici, bellissimi panda. E ho pure notato che senza occhiali non ci vedo niente. Mamma mia, quanto mi sta peggiorando la vista. Ora io devo eliminare un mondo. Lo sto per fare in diretta. Probabilmente non ve lo farò vedere perché sono scene toccanti. Di panda. Li ho eliminati. Ultimo tentativo. E sia. Ultimo tentativo. Nome del mondo. No, no, party numero 1.987.700. Iniziamo. Era un po' la musica per incoraggiarmi. E siamo spawnati. Allora, ci sarà dentro. Accetta. Piccone. Pesci. Semi. Legno. No. Ma dai. No. Ma non mi dire. Ah, no. C'era esattamente ciò che ho predetto. Ma dai. Siamo spawnati per l'ultimo. Oh, cavallini. Che bello. Cavallini. C'è un Enderman. Che facciamo? Lo pestiamo? Che facciamo, signori? Questa è la svolta. È la svolta della puntata. Ci sono pure le apine. No, dai, lasciamolo l'Enderman. Non voglio morire. Ciao, apina. Ciao. Ok, io vi lascio tutti. Questo è sporco. Ma dai, ma sei sporco. E no, non per il colore della pelle.
Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà tra l'allero e la... Dato che questo è l'ultimo tentativo, ormai siamo arrivati al mondo 1.750.000.000, mi costruisco un pillarone talmente grande che voglio arrivare lì. Ciao pecora, voglio arrivare lì. Ciao pecora, ciao pecora, ciao, 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 ciao pecora. Dicevo, voglio arrivare là sopra e gettarmi urlando una parola che scoprirete solo dopo. Ho preso del legno, o meglio, sto finendo di prendere del legno. E con questo lagnotto mi faccio una crafting table. E questi. Manca molto poco per la nostra montagnetta. La nostra montagnetta. Ta. Eco. Beh, sì, sto facendo io l'eco. Cosa pensavate? Signori, la challenge può concludersi qui. Spero che il video vi sia piaciuto. In caso non fosse così, è impossibile. No, beh, non è impossibile, però dai, vi sarà piaciuto, spero di sì. Io vi invito a suggerirmi altre challenges nei commenti. Non so se in queste mie sequenzialità di parole ho detto quella lettera che ora non pronuncerò. Fatto sta che ora ci butteremo pronunciando la parola Kawabanga! Boom! Boom, 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 boom! Alla prossima!